Carissime amiche, carissimi amici, benvenuti di nuovo sul canale. Un grande saluto da Simonetta, spero che stiate tutti bene, o perlomeno meglio. Carissimi e carissime, oggi vi vado ad insegnare un lavoro di Kimbanda, Kimbanda antica, come si dice, antica afro-brasiliana. Afro-brasilena, che faremo con la forza, l'enorme forza di Pomba Gira. In altri video, in molti video, vi ho parlato di Pomba Gira e di Esciù. Vi ho parlato che esiste una trinità kimbandera dove al vertice sta la Raina o Esciù Hei, e poi in una forma, diciamo, di gerarchia, stanno tutte le altre Pombo Giras o Pomba Giras e tutti gli altri Esciù, quindi queste entità che lavorano nella linea cosiddetta Esquerda. La linea Esquerda vuol dire la linea sinistra. Quindi nella Kimbanda, ma non solo, Pomba Gira non è che trabaia solo nella Kimbanda, può trabaiare anche na Umbanda, Quindi ci sarebbe da dire molto. Ciò che dovete imparare è che ognuno di voi, io, voi, chiunque, ha come guardiana una Pomba Gira e un Eshu, oltre a un Orisha di testa, oltre ad altre entità che ci seguono, che ci guidano, come i nostri antenati, come i Pretos Veios, come altre deità. Comunque sia, secondo gli insegnamenti antichi, noi abbiamo una entità femminile, una Pombogira e un Eshu di nascita. Molto spesso non sappiamo qual è il loro nome, quindi, come vi ho già spiegato, si può avere questa informazione. In genere si ha in via medianica, tramite una consultazione medianica, tramite una madre santo, come potrei essere io, un figlio de santo se ha delle particolari doti, un pai de santo, Baba l'Orisha, quello che è. Sciamano, sciamana, quello che può essere, tramite appunto delle forme oracolari oppure anche tramite una sessione medianica. Poi ci sono anche altri metodi che possono essere fatti, diciamo, da soli, in modo che Esciù e Pombo Gira si manifestino, specialmente durante la fase onirica, cioè quando dormite, e vi dicano loro stessi chi sono, Quindi vi si mostrino, vi dicono il loro nome, ma qui vi prometto che vi insegno come si fa. Oggi andiamo ad imparare un lavoro veramente importante, come penso tutti, se condotti bene, se condotti bene, se condotti con giusta causa, se condotti con tanta fede, Questo lavoro è un lavoro dove noi possiamo chiedere alla nostra Pombogira personale o Pombagira la soluzione di un nostro problema, oppure anche l'aiuto in una situazione che ci sta molto a cuore, può essere una situazione di qualunque natura. Quindi può essere la situazione di amore, situazioni problematiche nella sfera affettiva, nella sfera anche familiare, nella sfera lavorativa, nella sfera finanziaria, nella sfera del vostro equilibrio energetico, che magari può essere, come posso dire, può essere spostato a livello di negatività o comunque di entità che vi danno fastidio o negatività assorbite, questo lo sapete voi. In sintesi, in buona sostanza,
Possiamo chiedere tante cose perché Pomba Gira ovviamente attua in tantissimi cammini, non solamente il cammino, che poi sì, è vero, è la sua specialità, se vogliamo metterla un po' così, che è quello di lavorare, quindi trabajar nelle situazioni affettive di amore, di amore, di sessualità, di tutto quello che può essere la sfera intera dei sentimenti. Quindi arriviamo a come si fa questo lavoro. Si fa in modo molto molto semplice perché la magia, ricordatevi che non è vero che è qualcosa di spesso così complicato, così pomposo. La magia può essere anche molto semplice, o perlomeno nella forma. Per essere estremamente efficace. Molto spesso io ho fatto degli esempi, dei racconti a persone e ho detto: venite con me, andiamo in Brasile, andiamo dove volete e vi faccio vedere con i vostri occhi che un Pai de Santo, se è un vero Pai de Santo, una Madre Santo, uno sciamano, quello che può essere, con una foglia, con un fiore, con una monetina, oppure anche mormorando qualche formula, vi fa un mega lavoro che magari nella nostra Italia, nella nostra Europa, anche in posti, diciamo, limitrofi, viene condotto con un apparato scenografico inutile. La magia, ricordate, è dentro di noi, oltre che essere ovviamente nel nostro rapporto spirituale con l'entità. Quindi non fatevi tante volte alloccare da scenografie, non perché non siano belle, per carità, ognuno ha il suo gusto, ma cogliete l'essenza, cogliete la profondità delle cose. L'essenza e la profondità non hanno bisogno di grandi apparati, di grandi, appunto, come ho detto e ho ripetuto, scenografie, di grandi titoli, hanno bisogno di altre cose, ancora più profonde, ancora più importanti. Ma ne riparliamo. Allora, carissime e carissime, avete un problema, avete anche un desiderio, Mi raccomando, siate seri, siate serie. Qualcosa che abbia un senso, Perché Pomba Gira non è la vostra schiava. È una grande guida, è una grande amica, ma non è schiava di nessuno, come voi non siete schiavi di nessuno. Quindi lei sarà felice, molto felice di accompagnarvi nella vostra vita, di aiutarvi, nel vostro percorso esoterico, nel vostro percorso di connessione spirituale di qualunque natura, Però ovviamente ricordatevi che non è un automatismo io ti do e tu mi devi per forza dare. C'è un interscambio di rispetto, un interscambio di amore, un interscambio di fede. Perché senza fede non si va da nessuna parte. E per fede, ripeto per l'ennesima volta, non intendo esattamente che debba essere una fede cieca, una fede settaria, una fede di tipo, scusatemi, religioso stretto. Deve essere una fede dove voi percepite che esiste un'altra realtà e questa realtà interagisce con la nostra. E se noi sappiamo relazionarci con questa realtà o con l'universo, di cui anche Pomba Gira ovviamente fa parte come noi, questa realtà si manifesta. Allora, cosa serve? Guardate, serve un profumo. Ora, ogni pubblicità ovviamente non è voluta. È perché vi cerco di mostrare le soluzioni più semplici e anche, volendo, più economiche, perché so che ci sono tante persone che hanno problemi anche economici, quindi
Possiamo lavorare bene con prodotti di buona qualità, che non hanno un prezzo stratosferico, anche perché sapete benissimo che i prodotti di marca, purché per carità buonissimi, però voi ne pagate al 90% o giù di lì, che cosa? Il marchio. Quindi potete usare, se volete, comprate tranquillamente anche il profumo di marca, quello più costoso che vi pare. Questa è una vostra scelta e va benissimo. Ma se non potete, allora comprate un profumo da femminile, mi raccomando, profumi femminili. Anche se siete uomini, mi raccomando, comprate un profumo femminile perché lo stiamo offrendo a Bombagira. E quindi io, per esempio, ho preso questo, tra l'altro anche alla sua confezione rossa, il che si allinea molto bene con Bombagira. Ho preso, per esempio, anche questo, che è un profumo dupe, ma buonissimo. Quindi profumi che, detto in soldoni, non arrivano a 10 euro. Avete un'ampia scelta, ci sono i negozi online, dove potete ordinare, vi arrivano un giorno, due, vi arriva il profumo che volete, al costo che volete. Mi raccomando, deve essere un profumo in scatolato, nuovo. Non andate a ripiegare Simonetta, ma io ce l'ho in casa. No, no, non si offre all'ospite, non si offre a nessuno, credo, Non si offre a nessuno mai una mela già mangiata. Si offre una mela intera. Non so se capite il concetto. Quindi, comprate un profumo femminile di vostro gusto, secondo le vostre possibilità finanziarie. Possibilmente, se questo profumo ha un sentore dolce, molto dolce, o comunque sui toni dolci, sui toni orientali, va molto bene, va molto bene perché è molto allineato anche ai gusti di Bombagira. Quindi fatevi guidare dal vostro istinto. Per esempio, adesso ora faremo la dimostrazione con Charlie, il mitico Charlie, che poi è anche in altre versioni. Questa versione ha una piramide olfattiva estremamente dolce e orientale, molto anche gradevole, ha la sua bella scatola. Ricordando che nessuno mi paga per questo. Va bene. Deve essere nuovo, mi raccomando, carissimi e carissime, deve essere nuovo, non usate roba già usata, per cortesia, non arrivate a queste bassezze, piccole bassezze, per favore. Quindi, profumo, scatolina, tirate fuori il profumo e la scatolina. Prendete una penna vermiglia, rossa, o una matita rossa, un pezzettino di carta, papeo, carta, e prendete 7 monetine di rame, le vostre monetine che abbiamo, le nostre, queste monetine che abbiamo dappertutto, che spendiamo anche molto difficilmente. 7 monetine di rame. Possono essere 1 centesimo, 2, 5, questo lo vedete voi. Quindi 7 monetine, foglietto, penna rossa, profumo nuovo, per la nostra Bombagira. Andate a scrivere con le vostre parole, con il vostro cuore, a Bombagira, proprio tipo una piccola lettera. La situazione che volete risolvere, il problema che volete risolvere, la necessità che vi sta attanagliando, e vi ripeto, può essere non solo in amore, può essere anche in altri campi. Quindi
Potete scrivere. Io vi faccio degli esempi, ma andate con la vostra, spiritualità, il vostro istinto. Mia, pombo o pomba, è uguale. Mia pomba gira, guardiana. Io, e scrivete il vostro nome, possibilmente nome, cognome, e data di nascita. Qualcuno potrà dire, ma boh, perché poi vedete cosa succede, dove dobbiamo portare questo lavoro. Qualcuno potrà avere delle rimostranze a scrivere per intero i propri dati personali. Allora, io incoraggio sempre tutti ad essere un po' spavaldi nella vita. Se vogliamo ottenere, dobbiamo dare. E dobbiamo essere anche, come si dice in inglese, bold, coraggiosi. Nel senso, ora non è che vi viene richiesto niente di eccezionale. Quindi, un pochino cercate di oltrepassare le vostre paure mentali. Se qualcuno vede il mio nome, ma di qua, di là, di su, di giù, fregatevene, fregatevene, non succede niente, non succede niente. Poi, se non ce la fate, allora, va bene, pomba gira, capirà. Allora, mia pomba gira guardiana, oppure mia pomba gira guida, è la stessa cosa, stessa cosa. Io metto il mio nome, Simona, Simonetta, uguale. Voi mettete il vostro nome, eh? Se volete mettete anche il cognome. Nascida, nata o nato, e qui mettete la data di nascita. Ti chiedo di aiutarmi in questo mio problema, desiderio, ok? Questo lo scrivete voi. E qui sintetizzate qual è la situazione, eh? Quindi, come vi ho ripetuto, può essere una situazione che abbraccia non solo la sfera sentimentale, ma anche tutti gli altri settori. Quindi qui scrivete, sì, non fate un romanzo, non importa, siate molto chiari, siate molto chiare, concise, perché lei capisce molto bene, non vi preoccupate, eh? Quindi scrivete la situazione, se c'è un nome di una persona lo mettete. Se ci sono dei nomi di qualcuno, li mettete. Se non c'è alcun nome, una cosa solo vostra, scrivete qual è la situazione che volete risolvere, oppure che volete che Pomba Gira vi aiuti a esaudire. Molto semplice, è molto semplice. Andate a piegare 7 volte verso l'interno. Oins, on, dois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ora, a me è venuto così. Poi, se per caso la confezione è più o meno di queste dimensioni, prenderete un foglio un pochino più grande. Se comprate una confezione più piccolina, adattate con un foglio più piccolo, perché il foglio dove va? Va dentro la scatola, eh? Questo foglio lo mettiamo qua dentro. Lo mettiamo qua dentro. Piegato 7 volte verso di voi, verso di voi. Rimettete dentro il profumo nella scatola. Chiaramente, se è in cellofanato, togliete il cellofan, questo è ovvio. E cosa fate? Allora, facciamo di nuovo lo schemino perché potrà servire a qualcuno. Andate, giriamo un pochino. Eccoci qua.
Andate presso un incrocio. Può essere un incrocio a T, eh? Dove una strada fa così e una fa così. Incrocio a T, detto anche incrocio femmina. Dov'è che si posiziona la persona, cioè voi e soprattutto il dono? Si posiziona nel punto dove le strade dove si congiungono, quindi o qui oppure qui. Trovate un incrocio a croce in pratica. Qui avete l'imbarazzo della scelta, potete metterlo qui, qui, qui e qui, in crucilada. Trovate un incrocio ad X, a X, X in portoghese, la X si pronuncia X. Quindi anche qui avete l'imbarazzo della scelta. Quindi un angoletto può essere questo, può essere questo, può essere questo, addirittura può essere al centro. Chiaramente è ovvio che dovete trovare un incrocio più o meno decentrato, quindi più o meno fruibile, dove potete arrivarci con tranquillità, con il vostro profumo e con le monetine, mi raccomando, non l'avevo detto, ma portatevi dietro le 7 monetine nella tasca, dove volete, andate con questa roba qui all'incrocio. Quindi vi posizionate nel punto di intersezione, andate a salutare Pomba Gira, la vostra Pomba Gira, quindi la Royer mia Pomba Gira e Monjuba, la Royer mia Pomba Gira e Monjuba, la Royer mia Pomba Gira e Monjuba, oppure salve mia Pomba Gira e Monjuba, salve mia Pomba Gira e Monjuba, salve mia Pomba Gira e Monjuba, oppure se vi risulta ancora un po' difficile, mia Pomba Gira, salve, 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 Potete farlo così, un, oin, dois, tres. Potete farlo 7 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, salve mia Pomba Gira. Potete battere anche a terra, se volete con la mano, Se volete anche con il piede, 3 o 7 volte. Ci sono vari modi per convocare Pomba Gira o anche l'entità. Scegliete quello che meglio, vi sentite. Pomba Gira è lì con voi, non la vedete, ma è lì con voi. Quindi a questo punto voi tirate fuori il profumo dalla scatola, prendete le 7 monetine, anzi prima magari prendete le 7 monetine, le depositate in terra, proprio le mettete in terra senza curarvi da dove vanno, però nel punto di intersezione dell'incrocio, fate cadere le monetine in terra, tirate fuori il profumo, dopo aver chiamato Pomba Gira, e ve ne spruzzate una dose su di voi, come comunione spirituale tra voi e Pomba Gira, e ne spruzzate sul, diciamo, in terra 7 spruzzi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in terra, li spruzzate in terra, non nell'aria, in terra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, magari anche intorno alle monetine. Rimettete dentro il profumo, tappatelo, perché questo è un dono per Pomba Gira. Ricordatevi che dentro c'è la vostra petizione, Richiudete la scatolina e depositate lì
nel punto dell'incrusilada, dell'incrocio, così. Depositate, ringraziate Pomba Gira, fate una piccola meditazione, sulla situazione, conversate di nuovo, magari chiedete di nuovo a Pomba Gira e spiegatele di nuovo ciò che vi attanaglia, ciò che volete conseguire, conversate con lei, è ottima cosa, anzi è doveroso. Ripetete ciò di cui avete bisogno, ringraziate Pomba Gira, Sarava Pomba Gira, la Royer Pomba Gira, grazie Pomba Gira, grazie, grazie, grazie. Vi girate e ve ne andate via per i fatti vostri, tranquillamente. Le domande adesso ve le prevengo tutte, così siamo a posto. Allora, questo lavoro qui, carissimi e carissime, si può fare in qualsiasi lunazione. Non ten lua, non ten gia, nel senso, non importa la luna, non importa il giorno. Pomba Gira c'è ovviamente sempre. Poi, se volete farlo di venerdì, o anche di lunedì, fatelo di venerdì o di lunedì, che sono i giorni consacrati alla Kimbanda, agli Yeshua, alle Pombo Giras. La luna è ininfluente, ma se vi piace lavorare con la luna calante, scusate, crescente o piena, lavorate pure con la luna che preferite. Nessun problema, dovete sentirlo voi. Quindi dovete sentirlo voi come orario. Allora, se riuscite a fare questo lavoro, che poi come vedete è molto semplice, basta trovare la situazione giusta, pensarci, se l'incrocio è un po' più distante, prendiamo o le gambine o prendiamo l'autobus o prendiamo la nostra macchinina, perché quando vogliamo conseguire qualcosa è anche giusto e lecito impegnarsi, credo. Oppure se è lì vicino nei vostri paraggi, andate lì tranquillamente. Che problema c'è? Non c'è nessun problema. Siate confidenti in voi stessi, abbiate fiducia, cercate di aprire la vostra mente. Quindi, stavamo dicendo. Per quanto riguarda l'orario, come orario, se potete fatelo dopo il tramonto, diciamo quando il sole, sì, magari può essere ancora visibile, ma già comincia a iniziare il tramonto. Oppure, meglio ancora, potete farlo proprio quando il sole è calato o intorno alla mezzanotte, cioè l'ora granda. L'ora grande, detto in portoghese. Ma logicamente non tutti potranno lavorare in questo orario. Allora lo farete nell'ora del giorno che ovviamente si adatta alla vostra personale situazione. La cosa fondamentale è che voi fate tutto con estrema fede. E con la certezza, e quella certezza, quella serenità, come posso spiegarvi? Per me mi viene naturale, ma spero che vi arrivi anche a voi. Come è arrivato a tante persone del canale, che ciò che fate, se non è domani, domani l'altro, fra una settimana, fra due, fra un mese, vi verrà dato. Non vi preoccupate se qualcuno ovviamente vedrà qualcosa in terra. Queste sono domande che avete già fatto logicamente in altri tipi di offerendas. Se qualcuno vede le monetine, vede il profumo, come potrebbe essere anche un altro tipo di offerta, e lo prende, lo apre, se lo porta via. Se lo butta via, non vi deve interessare.
Nel preciso istante in cui voi fate l'offerenda, Pombo gira, è già lì e avrà assorbito, avrà tratto tutta l'energia, tutta l'essenza di questa offerta e della vostra, ovviamente, devozione. Quindi non vi preoccupate mai se qualcuno poi un'offerta la butta via, gli dà una pedata, se la ruba, se la prende, quello non è affar vostro. It's not your business, ok? Not your business. Carissimi e carissime, il lavoro si fa proprio così, eh? Proprio così. Quindi potete farlo voi donne e voi uomini, non c'è nessun problema, perché anche gli uomini ovviamente hanno una pomba gira. Anzi, tutti abbiamo una guardiana femminile, quindi una polarità femminile rappresentata dalla pomba gira, e un Esciù, ovviamente, che è la polarità maschile. Carissime e carissime, questo è un ottimo lavoro, eh? È un ottimo lavoro. Non ve l'avevo ancora presentato, ve lo presento adesso. Non vi resta, come vi dico sempre, di sperimentare, di metterci le mani, di trovare la giusta situazione, il giusto giorno, eh? Pianificate un attimo la cosa, perché volere potere e qualunque situazione, se noi veramente desideriamo nel profondo sperimentarla, basta un pochino usare la testa, reperire i materiali, come vedete non c'è niente di complicato alla fine, e mettere in atto ciò che vi va a connettere con la vostra essenza, perché Pombagira vi rafforza molto, logicamente, così come Esciù, con il mondo spirituale e ovviamente, chiaramente, chiedere sempre, anche quando c'è bisogno, un aiuto nella nostra vita terrena, nella nostra vita umana, quando c'è ovviamente un desiderio, un bisogno, eh? Loro sono sempre pronti a darci una mano, ricordatevelo. La fede muove le montagne. A voi tanto Ashè, Motumba o Emojuba. E al prossimo video con un grande bacio da Simonetta.